Lunedì 13 maggio sono a Ponte Alto, a Modena. In questo punto il Secchia ha superato alle ore 7.30 il livello idrometrico di 10 metri. Ecco, qua si può vedere bene la piena in transito, in questo punto a Ponte Alto, a Modena. È una piena importante soprattutto per il periodo, perché è metà maggio e questi livelli per questo periodo sono anomali, ecco, e si può proprio notare. Ponte Alto è ai livelli delle piene storiche che sono transitate nei periodi invernali. Oggi, questa mattina, alle ore 7.30, ripeto, il Secchia ha superato la soglia idrometrica dei 10 metri nel tratto di Ponte Alto. Il ponte, Ponte Alto è stato chiuso al transito, alla circolazione, in via precauzionale, in quanto proprio per questa piena eccezionale che sta attraversando qui la provincia modenese. Dopo l'alluvione del 2014, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, AIPO, ha avviato una serie di lavori di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale per alzare le altezze degli argini e garantire il franco di un metro nel tratto del Secchia che va dalla cassa di espansione di Campo Galliano fino al confine regionale. Questi lavori sono stati realizzati anche nel tratto in questione qui di Ponte Alto e l'altezza è stata alzata di un metro. Ecco, adesso qui sono, vi dicevo, qui su Ponte Alto, e questo è uno dei punti critici. In questo momento sono le ore 8.20, però comunque stamattina alle ore 7 il livello idrometrico in questo punto ha superato i 10 metri. Un livello importante considerato il periodo, un livello che insomma simile a quello delle piene storiche che si sono verificate negli anni scorsi, però in periodi diversi.